Shai la gatta ascolta le dolci parole di Lorenzo nei suoi confronti e si lascia andare ad una dichiarazione che spiazza Spolverato. Primo triangolo amoroso nella casa del Grande Fratello 2024 con Shai la gatta contesa da Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Alfonso Signorini apre la terza puntata del reality show, chiamando Lorenzo in confessionale e Javier nella Mystery. Dopo un filmato riassuntivo dei primi giorni di convivenza, Lorenzo ammette di essere molto interessato a Shaila e di essere affascinato non solo dalla sua bellezza, ma anche dal suo modo di essere. Consapevole, però, di essere geloso e cosciente del passato amoroso di Shaila che ha sofferto a causa dell'eccessiva gelosia dei suoi ex, Lorenzo ha fatto un passo indietro. Non siamo fidanzati, quindi ho deciso di lasciarle tutta la libertà perché è giusto che lei si gode l'avventura, ha spiegato Spolverato che, però, scopre qualcosa di Shaila e Javier che gli fa torcere il naso. Il fuori onda tra Shaila e Lorenzo, cos'è accaduto al Grande Fratello 2024 dopo la diretta? Javier Martinez, durante un confessionale, si è lasciato andare ammettendo di provare un interesse maggiore per Shaila Gatta rispetto a tutte le ragazze che ci sono in casa. Vorrei trascorrere del tempo con lei, ha ammesso il giocatore di pallavolo. Signorini, poi, ha mandato in onda un filmato in cui la ballerina, in bikini, mostra una sensuale baciata a Javier che appare in evidente difficoltà. Lorenzo, all'oscuro di tutto, non nasconde di esserci rimasto male. Con me non ha fatto queste cose, dice in confessionale lasciandosi andare ad una reazione veemente. Prima di tornare in casa, Spolverato ha spiegato di uscire dal confessionale con le ossa rotte ma di essere pronto ad andare avanti. Rientrato nel salone insieme a Javier, Lorenzo è stato accolto da Shaila, visibilmente infastidita. Sei un attore, ha esclamato la ballerina non condividendo totalmente l'atteggiamento gioviale di Lorenzo. Ma dici a me? Chiede Spolverato mentre Shaila ammette di non aver gradito il commento di Beatrice Luzzi che l'ha esortata a non provocare tantissimo e ad aver rispetto anche per gli uomini della casa. Lorenzo, però, non ha colto totalmente la frecciatina di Shaila che ha continuato a sorridere ribadendo alla ballerina di non aver gradito la baciata che ha fatto Javier. Ho ballato la baciata anche per te, si è difesa la gatta. Sì, ma non in bikini, la risposta di Lorenzo. Vuol dire che domani indosso un costume e ballo la baciata per te, ha concluso Shaila che ha ribadito di non essere disposta a rinunciare alla propria libertà.